Radio Radicale, siamo in collegamento con Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista, per parlare di una notizia di qualche giorno fa, che riguarda la promozione di due funzionari di polizia che sono stati condannati per i fatti del G8 di Genova che risalgono all'estate del 2000. Si tratta di Pietro Troiani, che era stato condannato in via definitiva a 3 anni e 8 mesi per l'introduzione di bottiglie Molotov alla scuola Diaz e Salvatore Gava per averne attestato il falso rinvenimento. Con quelle diciamo, false accuse venne giustificato, insomma, come si può dire, il pestaggio a Bolzaneto. Allora, come avete appreso di questa notizia e che cosa chiedete al Ministero dell'Interno? Beh, noi chiediamo innanzitutto che sia revocata questa promozione. Credo che dovrebbero essere messi al di fuori delle forze dell'ordine coloro che sono stati tra i responsabili di un episodio che, di una gravità estrema. Ricordo che si parlò allora di macelleria messicana. Se fossimo un paese degno, oggi, anzi, in questa settimana, in questi giorni, le TV avrebbero mandato in onda le immagini delle persone massacrate di botte, inermi, e le immagini del sangue che c'era per terra, sui termosifoni. Quella vicenda è davvero grida vendetta. Ora, che vengano promossi a vicequestori, poi domani diventeranno questori. Persone che sono state coinvolte poi nel tentativo di depistaggio, perché ricordo quelle bottiglie Molotov furono mostrate all'opinione pubblica per giustificare. Erano persone che stavano dormendo, non è che stavano facendo atti terroristici, furono inermi, massacrate, tra cui molti anche cittadini stranieri e cittadine che erano venuti a Genova a manifestare, le bottiglie furono mostrate per dire siamo dovuti intervenire perché lì dentro c'erano dei violenti, cosa assolutamente non è stata. Ora, un cittadino della Repubblica Italiana si trova nella sua città, vicequestore, uno di questi personaggi, credo che debba preoccuparsi, non vedo come si possa parlare di Stato di diritto e sono stupito che in Parlamento, che è pieno di garantisti o pseudotali, che sono tali solo quando ci sono problemi con la giustizia da parte dei potenti, in questo momento silenzio di tomba, e io credo di avere un'idea sul perché di questa tomba. Quindi noi ci siamo associati ad Amnesty International nella protesta. Allora, dunque, voi avete appreso di questa promozione tramite Amnesty International? No, è già da giorni che la notizia c'è, circola e non ha avuto grande evidenza sulla stampa. Sarà che noi eravamo a Genova e molti di noi sono stati tra quelli che sono stati picchiati a Genova, perché Rifondazione Comunista, come ricorderai, fu uno dei soggetti che organizzò il Genova Social Forum e partecipò massicciamente alle manifestazioni. Questa notizia ho notato che non ha indignato la stampa italiana, ma d'altronde la Franco non mi stupisce questo, dato che uno dei protagonisti ai massimi livelli di quella vicenda, come De Gennaro, poi ha fatto con il consenso di centrodestra e centrosinistra grande carriera, senza che nessuno mai gli rinfacciasse le sue responsabilità in questa vicenda. E a poco tutti i protagonisti, anche quelli condannati, caso, ricominciano a fare carriera, vuol dire che dentro lo Stato c'è una logica partisan per cui bisogna dare copertura a questi comportamenti. Io credo che debbano indignare tutti i democratici, coloro che si dicono garantisti. Approfitto per ringraziare Radio Radicale che ha immediatamente colto il nostro comunicato. Sì, dunque, c'è da fare anche un discorso, siccome Radio Radicale si parla anche di
riabilitazione, anche un discorso che noi facciamo. Allora, questi due funzionari di polizia sono stati sospesi per 5 anni da ogni pubblico ufficio, quindi poi sono stati diciamo reintegrati. Dunque, la sentenza non prevedeva la decadenza dal pubblico ufficio perpetua, ma per 5 anni. Certo, però faccio notare una cosa, anche su una sentenza ci sarebbe da discutere, ma faccio notare una cosa, che in questo caso questi signori sono stati promossi, cioè il Ministero degli Interni ha ritenuto che dopo essere stati sospesi è bene che riprendano una carriera dentro le forze dell'ordine. È una promozione. Io vorrei capire per quali titoli vengono promossi, dato che sono stati sospesi per episodi di questa gravità. La sentenza poi, e i radicali me lo insegnano, riguarda un giudizio penale. Dopodiché ci sarebbero delle decisioni politiche, degli orientamenti da assumere. E francamente a me pare molto grave quello che accade ed è un segnale molto negativo, e lo dico con tutto il rispetto per le forze dell'ordine, ma da comunista fedele alla Costituzione repubblicana, io credo che ci dobbiamo battere per forze dell'ordine che agiscono dentro gli spazi e i margini della Costituzione repubblicana. E quindi dico che chi partecipa a un'azione di depistaggio è responsabile di un'azione di depistaggio volta a giustificare un'aggressione nei confronti dei cittadini che è completamente al di fuori dei compiti delle forze dell'ordine in un paese democratico, non dovrebbe venire promosso. Quindi se loro, diciamo, dopo aver scontato i 3 anni e 8 mesi e i 5 anni di sospensione dal servizio, avessero compiuto un atto, diciamo, meritorio di promozione, che no, di cui adesso noi non sappiamo ancora nulla, a tuo giudizio loro non meriterebbero questo tipo di promozione? Guarda, io non mi voglio avventurare. Ti proporrei una cosa. Qualcuno chieda alla Lamorgese, al governo, quali atti di eroismo hanno fatto per No, ottenere. me lo chiedevo, no, nel senso, me lo chiedevo io, nel senso che cercavo di capire tra me e me da che cosa potesse derivare questa promozione, ecco. Ma guarda, siccome la stampa non ha dato molto spazio a questa notizia, a me è giunta soltanto la notizia che sono stati promossi. Quindi, chi li ha promossi ci faccia sapere. Io spero che qualche parlamentare anzi faccia un'interrogazione, perché voglio ricordare che a Genova ci fu, una rottura della, legalità costituzionale. Una violenza condannata nei confronti dei manifestanti, condannata anche in sede europea, e che adesso il Parlamento sia silente su questo dà l'idea di una cosa, che noi siamo immersi in una continua rissa tra centrodestra, io non lo chiamo così, ma per capirci, centrosinistra, perché ci vedo poche, ma comunque su tutto. Comprese questioni completamente irrazionali come l'uso della mascherina, poi ci sono cose su cui così importanti su cui non vedo polemica, non si litiga. Sembra che quasi siano tutti d'accordo sul fatto che chi contestava il neoliberismo, le privatizzazioni, la precarizzazione del lavoro, lo strapotere, stati messi al servizio dello strapotere delle multinazionali, quel tipo di gente, cioè quelli come me, si possono menare e mandare all'ospedale e anche ridurli quasi, anzi in fin di vita, come è accaduto a molti che erano dentro la Diaz. Ricordo persone che stavano dormendo al termine della manifestazione o comunque che non, in assenza di qualsiasi scontro. Quella è stata una spedizione punitiva che, come mi insegni, non fa parte del nostro ordinamento, non è tra i compiti delle forze di polizia. Quante persone sono finite all'ospedale per quella? Ricordo, ma furono decine e decine, chiunque andando in rete può trovare immagini di quella incursione. Tra l'altro segnalo uno splendido libro di inchiesta di Vittorio Agnoletto, che è uscito qualche anno fa per Feltrinelli, che ricostruisce benissimo tutta la vicenda, ma basta usare un motore di ricerca per vedere foto, video,
e decine di persone massacrate, è davvero una pagina della storia italiana che va ricordata con indignazione, rispetto alla quale io dico è gravissimo che invece adesso sia diciamo passata una assoluta dimenticanza. Insomma, non ho capito perché, se una cosa del genere accade a Hong Kong, questi democratici si indignano, se accade in Italia gli diamo la promozione. Non mi è davvero chiara questa logica. Senti, un'ultima questione, visto che sei qui e abbiamo l'occasione di poter, diciamo, interloquire con te. E cosa ne pensi di queste manifestazioni che vediamo in questi giorni sui DPCM? Che impressione hai? Abbiamo visto veramente di tutto in piazza, da estremisti di destra a frange della tifoseria, anche centri sociali. Allora, volevo chiederti un po' che tipo di valutazione hai fatto. Ma la mia valutazione è questa, che ci sono manifestazioni di disagio sociale che derivano dal fatto che non sono stati assunti adeguati provvedimenti per garantire a tutti di attraversare la crisi della pandemia e dalle restrizioni, diciamo, di serenità, e quindi questa protesta è ampiamente giustificata. Poi ci sono dei movimenti di estrema destra, alcuni propriamente neofascisti, che ricordo secondo noi, ma anche secondo l'ANPI, andrebbero disciolti in applicazione della famosa quanto scarsamente applicata norma transitoria della Costituzione, e che ne approfittano per fare manifestazioni, scontri su una piattaforma assolutamente demenziale. Che i fascisti invochino la libertà fa ridere, visto che non è proprio loro materia, però io ritengo questo, che ci sia bisogno di avere un atteggiamento che distingue. Ovviamente ritengo assolutamente folle che l'estrema destra e anche la destra, diciamo, presente in Parlamento abbia in questi mesi detto alle persone, compresi gli operatori economici o coloro che perdono il lavoro, che il problema è la mascherina o la restrizione o addirittura il lockdown. È giusto assumere le misure che vengano ritenute più giuste per contenere la pandemia e salvaguardare la salute. Altra cosa per noi è manifestare per richiedere che ci siano le dovute compensazioni rispetto a queste misure, che nessuno rimanga indietro o senza reddito. Da questo punto di vista ritengo che sarebbe essenziale l'estensione a chiunque ne abbia bisogno del reddito di cittadinanza, una misura che tra l'altro dovrebbe diventare permanente a nostro parere nel nostro paese. Se qualcuno mi dice che non ci sono i soldi, si faccia una bella patrimoniale sul 10% più ricco della popolazione, visto che da anni le politiche economiche hanno favorito una redistribuzione della ricchezza verso l'alto, e ora che la facciamo atterrare un po' in basso nella società e diamo sicurezza a tutti. Faccio degli esempi, perché non parlo solo dei poverissimi. Le partite IVA, se devono rimanere a casa, io l'ho ripetuto ovunque queste settimane, in quarantena perché positive o semplicemente attendere il tampone, le partite IVA non hanno una misura di assistenza. Ora è evidente che è assurdo dire alle partite IVA che il problema è la dittatura sanitaria. Il problema per loro, come per il precario a cui non viene rinnovato il contratto e via discorso, come per il negoziante grande a piccolo, devono aiutati in questa fase in cui divengono persone senza reddito e con problemi di sopravvivenza. Se mi consenti un altro secondo per denunciare una cosa, io trovo indecente che alcuni telegiornali, alcuni giornali abbiano messo sullo stesso le nostre manifestazioni, il grande corteo che c'è stato sabato a Roma, a cui abbiamo partecipato anche noi, e che aveva una piattaforma che non era No Masche, era una piattaforma per il reddito per tutti, per la sanità pubblica, per la patrimoniale, via discorrendo, il blocco dei licenziamenti, ed è stato paragonato da alcuni telegiornali alle manifestazioni negazioniste. Noi non neghiamo assolutamente, anzi siamo stati, vedevano da soli la zona rossa a Bergamo, mentre il governo regione Lombardia e il Ministero della Sanità evitavano di farla, quindi
non siamo assolutamente negazionisti, pensiamo che ci voglia giustizia sociale anche per affrontare la pandemia. Bene, io ti ringrazio, ringrazio il segretario di Fondazione Comunista Maurizio Acerbo, che vedo è tornato in piena forma dopo il Covid, ti sei rimesso, ti vedo bello combattivo e insomma grazie ancora. Grazie a te, grazie a Radio Radicale.